Nome? Giorgio. Filippo. Cognome? Ieri Graziani. Età? 52 qualche mese. 51. Che lavoro fai? Sindacalista. Ma dicono il sindacalista. Come sei arrivato in CISL? Da delegato sindacale. Tramite la mia famiglia, una famiglia di cislini nel sangue fino in fondo. Per quale squadra tifi? Juventus. Cesena. Il tuo colore preferito? Bianco-nero. Rosso. Quante ore al giorno lavori? Tutte quelle possibili, sono molte, molte, molte. Ma lavoro, boh, non lo so. Molti dicono che non lavoriamo noi sindacalisti. Conosci l'articolo 1 della Costituzione? A memoria no, però l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Un aggettivo per giudicare l'attuale situazione economica? Preoccupante. Allora, piatta e con bisogno di investimenti. L'ultima volta che sei andato a fare la spesa? Sabato, tutti sabato. Sabato scorso. Cosa hai comprato? Ho fatto la spesa settimanale, quindi un po' di tutto. Tutto quello che serve alla mia famiglia, non dico per la settimana successiva, ma quasi. Il piatto di cui sei ghiotto? Pizza. I tortelloni, ricotta e spinaci abbrustoliti di mia madre. La principale critica che ti rivolge spesso la tua famiglia? Sarebbe un elenco lungo, no? Dai, mi vogliono bene, però forse che non sono troppo espansivo. Purtroppo di essere un po' troppo assente. La principale critica che rivolge a te stesso? Di essere un po' nevrotico. In alcune situazioni che forse sono un po' pigro. Cosa pensi della politica? Che serve. Politica è indispensabile, ma non sempre ha fatto quello che doveva fare. È primavera, ci sono le elezioni regionali e diventi governatore. La tua prima decisione? Oh mamma mia, che domanda! Faccio un patto per il lavoro. Cercherei di affrontare in primo luogo i problemi sociali e dei giovani. Il primo mezzo con cui ti informi la mattina? Internet. I giornali in web. Il personaggio che stimi? Mattarella. Il personaggio di cui vorresti prendere il posto per un giorno? Dico me stesso. Mio figlio. Tre aggettivi per giudicare la CISL. È una grande, rappresentativa, energica. Grande organizzazione, inclusiva e rispettosa dei pensieri delle persone, degli operatori e degli iscritti. Di pregi ne ha tanti, troppo facile. Trova un difetto ad Anna Maria Furlan. È bionda. Che fuma troppo. Elenca in 10 secondi i servizi della CISL. CAF, INAS, Adiconsum, SICET, ANOLF. No. Fiscali, patronato, affitti, consumatori, cooperazione. No. Non ce l'hai fatta neanche stavolta. Il tuo punto debole come leader? È bello non averne. Lo devono dire gli altri. Sono gli altri che lo devono dire, esatto. Gioco della torre, chi butti giù? Lambrusco Sangiovese. No, un romagnolo, dai. Lambrusco. Lambrusco. Salvini o Di Maio? Lasciamo stare. Ah. Di Maio. Dolce o salato? Salato. Dolce. Facebook o Twitter? Twitter. Preferisco Facebook, quindi Twitter. Piadina o cappelletti? Cappelletti giù. Piadina. Macchina o moto? Moto. La moto. Bionde o brune? Bionde. Una cosa a cui non rinunceresti mai nella vita? Alla mia dignità. Un buon bicchiere di vino. Il viaggio più bello? I viaggi della memoria. Quello che farò. Come vedi la CISL tra 10 anni? Un'organizzazione grande, rappresentativa e ancora con più energia. Un passo avanti rispetto a quello che serve. E la CGIL di Landini? Una grande organizzazione. Spero almeno di fianco alla CISL. E il sindacato in generale? Il sindacato in generale ha una grande responsabilità e rimarrà una delle pochi presidi democratici e partecipati del paese. È un sindacato capace di cambiare e capace di essere al passo coi tempi, ma rappresentativo. Il tuo rimpianto più grande? Non aver fatto l'università. Non essere stato presentissimo in famiglia. Cosa ti fa veramente arrabbiare? E chi è falso e chi prende in giro. La falsità. Ultimo libro letto? Un libro di Piff, il titolo mi sembra di Dio perdona tutti, una cosa del genere. Patria, una bella storia sui nazionalismi dei Paesi Bassi. Recita un proverbio in dialetto all'altro. A cavallo d'un è un sguardo in bocca. Timbota. L'acronimo della CISL? Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori. Reinterpretalo. Questa era una che me lo dovevate dire prima. L'acronimo è Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori. La comunità? Comunità Italiana inclusiva. Sociale del Lavoro. Comunità inclusiva, solidarietà e lavoro. Dai un consiglio all'altro? Sii te stesso. Nel nuovo ruolo sii sempre te stesso. Fagli una critica. Fatti meno lampade. No, non ho critiche da fargli.
Dai! La canzone preferita in questo momento? Il costume da torero di Bruno Risas. No, perché voi mi chiedete... No, e non dovevate scrivere che mi chiedevate di cantarla, e questo vi siete fregati. Passami un mantello nero, in costume da torero, oggi salvo il mondo intero. Oh, vabbè.